Ciao my darling, di nuovo buon Natale! Visto che oggi è un giorno da passare tra pandori, panettone che valgono come dolcetti per il gusto, amici e famiglia che valgono come dolcetti per il cuore, ho pensato potesse essere appropriato un piccolo menù di dolcetti per la mente, cioè una book quickie, una di quelle brevi selezioni di sveltine letterarie, libri che o si leggono molto veloci perché sono irresistibili o sono già corti di loro. Questi tre cortissimissimi non sono, ma avviluppanti sì. Il primo è il delizioso trascurabile contrattempi di un giovane scrittore in cerca di gloria. Lui è già stato l'autore di Guida per gentiluomini all'arte del vivere con eleganza, se non mi sbaglio, ma non l'ho ancora letto. Penso che lo farò perché Trascurabili contrattempi mi è piaciuto davvero molto. La prima cosa da dire su questo libro, che ho trovato piuttosto anomala, non nuova e molto apprezzabile, è il fatto che sia lineare. Sembra bizzarro, no? Con tante storie che cercano modi nuovi di raccontare le storie, magari arzigogolandole o arricciando la trama su se stessa in ricami complicati. Questo non lo fa e gli dà un dolce sapore di un altro tempo, quando in realtà è immerso nella New York della meglio gioventù. C'è un accenno alla meglio gioventù. Si chiede quale sia il modo di essere i giovani migliori e cosa effettivamente significhi essere giovane. Henry è il nostro protagonista, nel quale si mescolano benedizioni e maledizioni in forse equa misura. A 25 anni si trova orfano con un'eredità milionaria che sceglie di investire in una rivista letteraria. La sfiga lo perseguita. Sceglie le forme più originali per colpirlo. C'è una bellissima review scritta da Laura Caponetti per Finzioni, ti metto il link qua sotto nel box, che descrive alla perfezione il genere di legame che vorrei avere con Harry una volta finito il libro. 16 anni fa io avevo adorato Almost Blue. È uscito il suo seguito, Il sogno di volare. Intanto lo shock di scoprire che io l'ho chiamato fino adesso Luccarelli e non avrei dovuto. Il suo modo di scrivere a me piace molto, piaceva molto allora, mi è piaciuto molto qui. È nervoso, è arrabbiato e si dimena. Usa molto il trucco dei mini capitoli, il che da un lato allunga un pochino il brodo, dall'altro tiene un ritmo molto serrato. Secondo me non regge il confronto con Almost Blue perché Almost Blue era un noir sensazionale e questo meno. Specialmente perché verso la fine sembra uno di quei fuochi d'artificio che si è bagnato e quindi alla fine, quando ti aspetti il grosso scoppio, si spegne invece. Quello che secondo me rimane un suo dato inequivocabilmente a favore è il fatto che abbia uno stile davvero unico. Questo è stato, credo, il migliore di questa microselezione, Rosso Istanbul di Ferzan Özpetek, che noi conosciamo come regista. E che ti sembrerà di conoscere come regista molto di più, perché questa è la storia di un regista trasferito a Roma che torna a Istanbul dove è nato. Ci sono due storie principali: il regista che ripercorre il proprio passato nelle strade che l'hanno visto crescere, e una donna che si vede crollare la vita addosso e cambiare il futuro davanti, mentre è in vacanza a Istanbul. Le due storie si incrociano. E poi ce n'è un'altra ancora. Quello che secondo me è mostruosamente affascinante è che ci sono due modi radicalmente diversi di raccontare le cose. Quando si guarda indietro al passato, quando il regista guarda indietro verso il proprio passato, il polso è vivissimo e le immagini generate dai ricordi sono palpitanti. Quando invece si segue la storia di Anna, sembra una sceneggiatura, quindi la stesura, diciamo, è più forse chirurgica e fredda, fatta soltanto di fatti, movimenti e parole, ma è come vederlo succedere davanti, come veramente leggere un copione, quindi già ti immagini come possa venire recitato. E quindi altrettanto palpitante, pur arrivando da una strada completamente diversa. Questo è uno di quei libri che a me colpiscono sempre, mi piacciono tanto, cioè quelle storie d'amore per le città, i luoghi, i ricordi e i piccoli grandi episodi che fanno di una vita una storia, anche nei, ripeto, piccoli dettagli del quotidiano. Un dettaglio, giusto oggi che abbiamo lo speciale di Doctor Who in arrivo, non ho ancora letto e spero sarà oggetto del prossimo videobooks che,
confido sia il primo video del prossimo anno, una raccolta di racconti brevi che si intitola 11 Doctors, 11 Stories. Indovina un po', sono 11 storie, una per ogni doctor, scritta tutta da autori diversi. Ci sono due autori in particolare, per cui non vedo l'ora di leggere questo libro. Uno è Ewan Colfer, che è quello che aveva scritto un'altra cosa, cioè il seguito della Guida Galattica, e l'altro è troppo facile, è Neil Gaiman, il quale si prende Nothing O'Clock, che è la storia per 11. Pare che le voci di 11 e Amy siano particolarmente ben riuscite, anche perché lui è autore di due degli episodi più belli, secondo me, di Eleven, oddio, in particolare The Doctor's Wife, ma anche Nightmare in Silver, che non è male. La raccolta 11 Doctors, 11 Stories esiste, se ho capito bene, solo in cartaceo, o puoi scegliere invece di comprare le singole storie o in ebook o in audiobook, cosa che non ho ancora mai provato, nonostante, grazie ad uno sconto, io abbia un credito su Audible, che è la versione per gli audiobooks di Amazon. Ti metto il link anche di quello se per caso vuoi avventurarti anche nella landa dei libri audio. Ancora una volta ti auguro uno splendido Natale, un magnifico periodo delle feste e ci vediamo domani.